Giamborno ragazzi, giamborno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un... che giorno è oggi? Martedì, mercoledì, fa un caldo che fa 39 gradi in quel di Roma. E la Lazio ha ufficializzato Manuel Lazzari, l'ha ufficializzato ieri, ma ero troppo impegnato a blasfemare contro la società che aveva venduto Manolas per acquistare Amadou Diawara. E niente, la Lazio ha acquistato Lazzari. Fatemi dire che è un pochino meno del culo. Va detta anche un'altra cosa, che qualora la Roma avesse preso Lazzari al posto della Lazio, probabilmente anche in quel caso qualcosina avrei avuto da ridire, per il semplice fatto che la Roma non gioca a 3 dietro, non gioca con un centrocampo a 5. Proprio per questo Lazzari avrebbe senza alcun dubbio causato un problema nel sistema tattico della Roma, nel sistema tattico di Fonseca. Indi per cui, guardate quanto sono studiato, mentre il telefono se ne va e faccio questa curva e qui c'ho il dare precedenza, diamo la precedenza. Indi per cui ragazzi, difficile vedere Lazzari a Roma. Già hai preso Spinazzola a sinistra, che è uno da centrocampo a 5, da difesa a 3, e già qua qualcosina è stato detto, è però, è ma, è quello e quell'altro. Figuriamoci se avessimo preso pure Lazzari. Certo è che Lazzari è un ottimo giocatore, la Lazio ha fatto un gran bel colpo. Tra Lazio è il giocatore perfetto per la Lazio. Per me sarà il miglior acquisto della Lazio di questo calciomercato, perché è un calciatore che conosce benissimo la Serie A, visto che gioca da un paio d'anni in Serie A ad alti livelli. Ne ha fatte due con la spalla. Forse una, sapete? Forse una. Questa era la prima della spalla. Questa mi sa che era la prima della spalla, ragazzi. Non vorrei dire una... no, forse dico una cazzata. Questa mi sa che è la prima della spalla. Vabbè, comunque, anche se ne avesse fatta una, mo non mi viene in mente. Cioè, faccio così tanti video sul calcio, ragazzi, mi sono scordato da quante stagioni c'è la spalla in Serie A. E vi dirò, mi sa tanto la spalla ne ha fatte due. Vabbè, non mi ricordo. Quel che so, però, ragazzi, è che la spalla... che Lazzari comunque almeno un anno ad alti livelli l'ha fatto, e ad altissimi livelli aggiungerei io, perché comunque è un ottimo giocatore, sa fare la fase difensiva, sa perfettamente interpretare il ruolo di assist man, perché serve tantissimi palloni al centro, è bravo e preciso nei cross, quindi anche qua gli va altamente, fatemi guardare perché qua c'ho lo stop, gli va altamente dato di merito come giocatore. È un calciatore che spesso, perché la gente si ferma in tripla fila, stiamo proprio a Roma, che spesso a Ferrara ha dimostrato il proprio valore, che riesce perfettamente ad interpretare la doppia fase, e soprattutto ragazzi, la Lazio di Inzaghi gioca a tre dietro. Questo significa che giocando a tre dietro ovviamente prenderà un centrale, adesso staremo a vedere, si parla di quella, vabbè, poi ne parlo, poi mi informerò se qualora dovesse prenderlo e ve ne parlerò. E ovviamente ci sarà Lazzari che verrà schierato sulla fascia, quindi avrà quel ruolo di avanti e dietro. Diciamo che la Lazio non se l'accaparrà per una cifra bassissima, questo va detto, perché comunque per un calciatore che deve ancora dimostrare tanto si parla comunque di una cifra abbastanza alta. Però d'altra parte la spalla se ne priva per quello che abbiamo visto in questi anni a Ferrara, non è che abbia un valore Lazzari, cioè ha dato così tanto alla spalla, è stato proprio il perno centrale della spalla, il giocatore che ti cambiava la macchina, ti faceva la differenza in avanti e dietro, che un pochino io penso avranno la mare in bocca. No, è il secondo anno che fa la spalla, ragazzi, il secondo anno, come mi sono ricordato, chiedo scusa, l'anno scorso si è salvata all'ultimo, tra l'altro non supera Antenucci, quest'anno invece l'attaccante fortissimo è stato Petagna, chiedo scusa, non mi ricordo, tra l'altro l'anno scorso Cionek, mo mi sta ritornando tutto su, l'anno scorso Cionek ha fatto una stagione della Madonna, quest'anno doveva confermarsi, ha giocato benino, ma non ha fatto una stagione come l'anno scorso, e Manuel Lazzari quest'anno si è confermato ad altissimi livelli, quindi due anni la spalla in Serie A li ha fatti, e questo sta arrivando, sarà il terzo anno. Detto questo, io al fantacalcio vi consiglio di prenderlo, perché comunque sarà un titolarissimo, non perderà mai, sottolineo mai, il ruolo di titolare a Roma. Inzaghi poi sa perfettamente come far giocare le ali di centrocampo, quindi vi consiglio assolutamente di
di dare un'occhiata al calciatore per quanto riguarda l'ottica fantacalcio. Per quanto riguarda invece la Serie A, io come voto voglio dare anche un bel 8. È il giocatore da Lazio, vedrete ragazzi che quest'anno farà molto 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 bene. Detto questo, io metto il telefono qui, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi in tanti perché stanno arrivando tantissimi contenuti. Like se il video vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Grazie per questo video, buona giornata come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.